Ciao ragazzi e ragazze, bentornate e bentornati sul canale. Questo è un piccolo video di introduzione al video che vedrete tra poco. Un video in cui, mentre mi truccavo, vi ho raccontato le mie vicissitudini che mi hanno portata all'intervento di cui tantissimi e tantissime mi avete chiesto. Avete tanta curiosità su questo argomento, quindi vi ho raccontato insomma, quello che è stato il mio iter. Non mi ero preparata, quindi il discorso forse a tratti è stato sconclusionato, me ne renderò conto in fase di editing e cercherò di renderlo comprensibile. Non ho terminato il trucco durante il video perché a un certo punto era diventato veramente troppo lungo e questo video sarà tanto lungo, però serve a rispondere a chi mi ha fatto un bel po' di domande. Mi fermo qui, vi mando un grande bacio, però prima, se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciatemi un like. Ciao! Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Se tutto è andato nel verso giusto, avete già visto una breve introduzione a questo video che però farò alla fine del video. Io sono ancora a casa, convalescente. Negli ultimi 3 giorni ho avuto anche un ulteriore problema, di cui magari vi parlerò durante il video. Mi volevo truccare perché volevo comunque anche fare dei video. E allora, visto che c'è una domanda ricorrente, in parte posso capire la curiosità, che intervento hai fatto? Perché non puoi comprare trucchi? Allora ho detto, ok, proviamo. Non so se questo video lo pubblicherò perché non so, non mi sono preparata discorsi, scalette, eccetera, vabbè, ma non lo faccio mai. E forse in questo caso sarebbe stato opportuno, ma non importa. Quindi io sono reduce da 3 giorni di cortisone perché ho avuto una reazione allergica, vabbè, lo diciamo subito, ai peciocchi di Benton. Quelli nel barattolo nero che non mi hanno mai dato problemi, li utilizzo da novembre. 3 giorni fa li ho messi. Ho compiuto due errori. Uno è stato quello di tenerli troppo perché stavo facendo altro, quindi credo di averli tenuti in posa 3 errori, 40 minuti. Poi li avevo messi un po' più verso l'esterno e non proprio a filo dell'occhio. Tre, non mi sono sciacquata subito quando li ho tolti, perché quando li ho tolti ho visto che ero un po' arrossata. Ho fatto questi 3 errori. L'indomani mattina mi sono svegliata tutta gonfia, qui è rossa, tutta gonfia tipo Voldemort e anche rossa. E quindi niente, non mi metto a demonizzare un prodotto per questo, proprio perché li utilizzo da novembre, non è mai successo nulla e quindi certamente è da attribuire a queste mie azioni, magari anche al fatto che hanno dei componenti che in questo momento, con la mia situazione anche di smaltimento, di anestesia, farmaci, eccetera, magari mi ha dato questa reazione, quindi sicuramente per un bel po' non li utilizzerò, però non voglio passare il messaggio che siano dei prodotti che vi scassano la faccia, perché sicuramente ci sono tutta una serie di concause. Allora, io parto subito mettendo il primer di Essence e vi faccio vedere però, perché mi sono dimenticata di farvelo vedere nel video Lidl. Questo che è comodissimo e io ho preso da mettere su questo tavolo, il tavolo della cucina, che è un tavolo di vetro. Va bene, ho due, sono di vetro tutti e due, però visto che ci appoggio il computer, l'iPad, eccetera, le volevo proteggere un pochino, l'ho preso da Lidl 3 settimane fa, non lo so. No, 3 settimane fa ero in ospedale, non lo so. Comunque, c'erano da Lidl quando sono uscite tantissime cose per la scuola e mi sto trovando bene. Adesso, visto che mi sto truccando qui, l'ho tenuto per appoggiarci un po' di cosine. Allora, partiamo con il primer di Essence, ve l'ho fatto vedere tante volte. Questo è il primer della linea Wannabe My Honey.
Sono un po' di giorni che non mi trucco, ovviamente, visto che ho avuto questa reazione. Sono ancora un pochino gonfia qui, però mi sembra che vada, cioè non mi sembra, va decisamente molto meglio. E quindi io mi guarderò nello specchio, ovviamente, però tanto questo è un video più che altro di chiacchiere. Il fatto che nel frattempo io mi trucchi è soltanto per me un modo per ottimizzare i tempi e non per fare un video specifico su make-up. Io quando ho tempo, quando mi voglio coccolare un pochino, applico anche il primer con il pennello. So che le persone come voi che si truccano sempre di fretta mi scriveranno: io faccio tutto con le mani, ma anch'io, la maggior parte delle volte faccio tutto con le mani, però quando mi voglio fare una coccolina uso i pennelli o le spugne, insomma un po' per tutto. Parto con il primer di Smashbox 24 Hour Photo Finish, che sto finendo. Questo rumore che sentite fastidiosissimo, che si sente già a partire dalle 6 del mattino, è il rumore di una persona che trascina carrelli della spesa, tanti carrelli della spesa, tutti in fila, perché c'è un supermercato nei paraggi e credo che qui, praticamente di fronte a casa mia, ci sia il magazzino, quindi fanno avanti e indietro per questo. Ma comunque, veniamo a noi. Questo è Artù che si è infilato nel portabiancheria che ho messo in bagno. Anche quello ho preso da Lidl, che mi sono dimenticata di farvi vedere. Se mi ricordo, faccio una foto e ve la metto qui. Ve la faccio vedere adesso, così poi non mi interrompo più. Oggi provo la Golden Era di Astra, precedente alla Hidden Escape, che avevo preso in un secondo ordine. Forse l'ho usata soltanto una volta. Questa è la gamma colori. Va benissimo per l'autunno e l'inverno. Volevo anche provare questi pennelli presi da Lidl, questi pennelli magnetici presi da Lidl che non ho ancora utilizzato. Per rispondere alle domande devo fare un piccolo passo indietro, perché molte persone che mi seguivano all'epoca, adesso non ci sono neanche più. Qualcuno però c'è ancora, sono sicuro che se lo ricorderà. Nel 2013 io ho subito un intervento a Verbania, perché il mio ginecologo all'epoca era primario lì. Il mio ginecologo dell'epoca, all'epoca, era primario lì. E avevo fatto un intervento di miomectomia perché avevo dei miomi sia interni sia esterni all'utero e quindi mi avevano fatto questo intervento. 7 anni fa, ovviamente, avevo un'altra età, quindi in quel momento aveva senso fare un intervento di quel genere, anche perché nel caso avessi voluto, ho voluto provare ad avere dei figli, non mi sarebbe stata preclusa quella possibilità, anche perché ne avevo ancora 35, che voglio dire, al giorno d'oggi è un po' l'età in cui tutti, cioè la nostra generazione è una generazione che prevalentemente, tutti i rumori del mondo. Oggi, ragazze, oggi. Stavo dicendo, ho chiuso la portafinestra, che la nostra generazione è quella che ha avuto prevalentemente i figli un po' più avanti rispetto ai nostri genitori, che a 20-22 anni, se non prima, ne avevano già 1/2, quindi ero ancora giovane. È stato un intervento molto doloroso. La miomectomia è molto dolorosa, anche perché a me hanno tolto qualcosa come 8 fibromi, quindi avevo 8 tagli e 8 cicatrici nell'utero, che comunque non è un organo grandissimo. E infatti ho dei ricordi
di enormi sofferenze, soprattutto al risveglio dall'anestesia. A me alcuni antidolorifici non fanno effetto e quindi insomma era stato un intervento per cui avevo sofferto molto nel post. E cosa succede? Che vabbè, faccio il mio iter, dopo un intervento come quello bisogna prendere una pillola almeno, comunque un anticoncezionale per almeno un anno perché dopo un intervento come quello non si può rischiare, cioè è rischioso rimanere eventualmente incinta. E premetto che i fibromi non sono causa unica di infertilità, ma sicuramente non aiutano. Inoltre, se come me, se ne hanno tanti, se ne avevano tanti, dal momento che nei primi 3 mesi di gravidanza i fibromi triplicano le loro dimensioni, diventava molto pericoloso anche per un feto eventualmente. E comunque, insomma, erano da togliere. Questo è il motivo per cui vi dicevo, poi io per un anno ho preso la pillola come anticoncezionale. Il taglio, dunque già all'epoca mi avevano fatto l'intervento e la parotomia. Che vuol dire taglio, taglio come il taglio cesareo, che già all'epoca era più grande dello standard, diciamo, dei tagli cesarei. Lo dico confrontandomi con mie amiche che hanno fatto il cesareo, non perché io sappia tutto. E comunque, ragazza, nel frattempo la mia vita è cambiata. Per farla breve, nel 2017 ho iniziato a avere dei cicli mestruali esagerati. Cioè, io ho sempre avuto il ciclo abbondante, sempre, tranne gli anni di giovinezza in cui prendevo la pillola, io ho sempre avuto un ciclo molto abbondante. Però nel 2017 la situazione ha preso una piega che non era molto normale. Quindi dopo qualche tentennamento, mia mamma mi consiglia una ginecologa dalle sue parti, andiamo. E io dico, guardi, visto che nel frattempo, negli anni tra il 2013 e il 2017, avevo fatto delle colonscopie da cui avevano visto qualcosa che mi premeva contro l'intestino tenue, quindi ho fatto delle risonanze magnetiche a tutto l'addome, quello che premeva contro l'intestino tenue era l'utero, e su questo argomento torneremo dopo. In tutto ciò avevo scoperto di avere anche dei noduli, ho scoperto di avere anche dei noduli al fegato, noduli che probabilmente sono stati causati dagli anni di pillola. E quindi tra le varie cose che tengo sotto controllo c'è anche questo. Quindi oltre a dover fare la colonscopia seguendo le indicazioni che mi sono state date per familiarità, in famiglia con il tumore al colon, devo anche fare risonanze al fegato per controllare questi noduli. Tornando alla ginecologa, mi ero un po' informata e avevo detto: senta, vista la mia situazione del fegato, io preferirei non, perché quando hai un ciclo abbondante tendenzialmente prendi la pillola. Io però non volevo prendere la pillola proprio perché già quasi sicuramente a causa della pillola mi sono venuti questi noduli al fegato e quindi volevo evitare, ovviamente, cioè proprio una roba sensatissima. E quindi ho iniziato a utilizzare il cerotto. Non penso che ce ne siano tanti anticoncezionali col cerotto. Ma io avevo già, sempre grazie alle risonanze, avevo già
scoperto barra saputo di avere di nuovo dei fibromi, più di uno miomi fibromi. Quindi inizia ad utilizzare il cerotto. 2018 i cicli continuano ad aumentare come abbondanza, il cerotto faceva quello che poteva, perché il cerotto non è una roba potentissima nel controllo, zero nel controllo della crescita dei fibromi, pochino nel controllo del flusso. Comunque ho usato il cerotto fino a marzo 2019, ma ho dovuto iniziare a cambiare sicuramente le mie abitudini, e soprattutto passare da, speriamo che non ci siano uomini all'ascolto, passare dagli assorbenti normali a quelli a mutanda praticamente, come i Tena Lady che usano le persone incontinenti. Perché non voglio entrare nel dettaglio, perché portate pazienza, non mi sembra il caso, ma erano situazioni veramente molto complicate da gestire quando avevo il ciclo, in più il ciclo mi durava oramai 10 giorni. Succede che a novembre 2019, in occasione di una uscita con il gruppo di fotografie, un'uscita diurna su per un colle, io faccio una fatica inaudita per arrivare in cima, ma vuol dire che io facevo tre passi, avevo uno zaino pesante, ma facevo tre passi e mi mancava il fiato, io non riuscivo proprio, ho fatto una fatica atroce, io che sono sempre stata uno stambecco. Quindi ho detto, che strano, c'è qualcosa che non va. Non so, una settimana dopo sono tornata per fare dei controlli da la ginecologa dell'epoca, mi prescrive tutta una serie di esami, anche quelli, come si chiamano? Quelli per verificare se sono dei tumori, credo, nelle ovaie, insomma, non mi ricordo come cavolo si chiamano, portate pazienza, e i marker tumorali, emocromo completo, eccetera, eccetera. Viene fuori che io avevo l'emoglobina a 7,5. Se voi conoscete i valori un pochino, sapete che ero proprio al limite per fare le trasfusioni. In più, comunque, sotto sforzo, mi hanno detto dei medici, non me lo sono inventata io né l'ho letto su internet, rischiavo anche l'arresto cardiaco se, affaticandomi. Tant'è che ho iniziato a prendere l'ascensore anche per fare due rampe di scale, perché comunque è una cosa che, cioè, scoprire questa cosa mi ha fatto capire tutta una serie di altre cose strane che mi succedevano e che io non riuscivo a spiegarmi e non riuscivo a capire, perché comunque un'emoglobina così ti fa avere dolori muscolari, ti fa avere il fiatone, ti fa avere un affaticamento pazzesco in generale, ti abbassa le difese immunitarie, quindi puoi avere anche altri disturbi. Insomma, era una situazione molto complicata, quindi ho iniziato una cura a bomba di ferro. Ho iniziato a fare un po' di visite. Ma com'è che mi sono ridotta ad avere l'emoglobina a 7,5? Ovviamente avendo dei flussi anormali, ma quando dico anormali, ragazze, non rendo l'idea. Ovviamente mi sono ridotta in questo stato, quindi ho cambiato l'alimentazione, ho iniziato a prendere delle medicine oltre al ferro, e insomma per cercare di tenermi su, insomma perlomeno di non schiattare per un infarto a 42 anni. Nel frattempo però quella ginecologa non mi convinceva. Chiedendo un po' in giro a delle mie amiche, mi sono consultata e me ne hanno consigliata un'altra. Una che doveva essere una super figa, anche come, a parte il costo allucinante della visita, ma vabbè. Una molto brava e in una cosa specializzata,
su cui è specializzata sicuramente. Non dirò molto di più perché non è un video denuncia. Mi ha detto che avrei potuto prendere un farmaco, non era ancora scoppiato il lockdown, era il 28 o il 29 febbraio, credo il 29 febbraio. Lei può fare questa cura con un farmaco che si chiama Esmia e danno soltanto in ospedale. Deve soltanto farlo sotto stretto controllo medico perché è molto pesante per il fegato e quindi deve controllare sempre le transaminasi. E io dico, dottoressa, guardi che io ho già dei noduli al fegato, è sicura che io possa prendere questo farmaco? Sì. Basta che controlli le transaminasi. Va bene. Però sapete quelle cose che ti gira. E poi mi dice: e la mettiamo in lista, si faccia mettere subito in lista in questo tale ospedale, che non è quello in cui poi sono stata operata. Valuteremo poi, le dico subito che i tempi di attesa sono 1 anno e mezzo. Valuteremo poi, a seconda di come risponde alla cura con Esmia, valuteremo se salvare l'utero e togliere solo i fibromi oppure no. Va bene. Torno a casa, però io non ero assolutamente convinta di questa cosa. Non, cioè, sapendo di avere già questa problematica al fegato, che in realtà non è ancora un problema, nel senso è una situazione che io devo tenere sotto controllo. Ma non è una malattia o una cosa così, però comunque è da tenere sotto controllo. Io non ero assolutamente convinta, va zero proprio, ragazzi. Faccio passare 2 settimane, in cui un po' ho perso tempo proprio per questa cosa qui, un po' volevo trovare il referto dell'ultima risonanza magnetica che avevo fatto per mandarglielo e chiederle ulteriore conferma. Finalmente lo trovo, glielo mando e le dico: dottoressa, guardi, questa è l'ultima risonanza che ho fatto, che cosa ne pensa? Mi conferma che posso fare, sicura no, perché per carità, mi conferma che posso fare il farmaco? Sì, nulla osta, va bene. Nel frattempo è scoppiato il lockdown, quindi figuriamoci, andare in un ospedale era pressoché impossibile e non era proprio il caso. A fine marzo io ho il tracollo intendo proprio a livello di flusso e fisico. La situazione diventa praticamente molto pericolosa per me e ingestibile. Inizio una corrispondenza email con questa dottoressa e dico: guardi, io non sono riuscita ad iniziare la cura con Esmia. Però sono in questa situazione, cosa devo fare? Non so che cosa fare. Ho paura ad andare in ospedale, ho paura a chiamare un'ambulanza. Ero da sola perché comunque per la questione, insomma, per la situazione che c'era, io ero da sola a casa, Gianluca era da solo a casa sua, quindi veramente era una situazione molto pesante, anche se io non l'ho fatto pesare nei video e ho cercato di non farlo trasparire, ma è stata una situazione molto pesante per me psicologicamente e proprio avevo paura, avevo paura. Mette la borsa del ghiaccio, nel frattempo mi prescrive via mail un farmaco che è un farmaco per l'endometriosi. Inizio la cura con questo farmaco e interrompo a quel punto il cerotto, lo sfacelo. Continuo a scriverle e mi risponde di prendere 2 pastiglie anziché una di quel farmaco che si chiama Visan. Chi ha l'endometriosi, mi dispiace per voi, ma sicuramente lo conosce. Bene, cioè male, male perché ho avuto un ciclo che mi è durato 20 giorni. Io praticamente non stavo in piedi, non stavo in piedi. A un certo punto dico, si sblocca un po' la situazione verso maggio, in cui comunque io ogni 10 giorni ne avevo un ciclo da 20 e
ero già anemica prima, figuratevi a che livelli ero. A maggio dico no, io non ho nessuna intenzione di continuare ad essere paziente di questa dottoressa. Perché? Perché chiedo una visita urgente, ragazze, urgente, nella mia situazione avrebbe dovuto farmi andare lì anche in pieno lockdown in studio. Chiedo una visita urgente che mi fissano a metà giugno. E io no, ho detto urgente, ma ci rendiamo conto. Io capisco che abbiano sempre in questo mondo priorità le donne incinte, anche quando vai al pronto soccorso, stai certo che non passerai mai prima di una donna incinta e io lo posso capire, ma qui stiamo parlando di una cosa anche grave. Quindi, confrontandomi con una mia collega che aveva fatto l'intervento l'aveva fatto l'isterectomia, la salpingectomia a febbraio, affidandosi a un ginecologo che lavora in un ospedale, di cui di nuovo non dirò il nome per un motivo sempre che poi vi spiegherò. E già siamo a 27 minuti, ho paura. Ad ogni modo, non faccio in tempo, parlo con questa mia collega e dico, vabbè, ok, mi metto in cura con questo che è anche un chirurgo. Opera tutti i giorni, sicuramente andrà meglio. Non faccio in tempo a fissare una visita che mi arriva un altro flusso di quelli ingestibili, vado al pronto soccorso. Vado al pronto soccorso, non riescono neanche a visitarmi. Mi fanno una flebo di antiemorragico. Ah, tra l'altro, nel frattempo io ho ogni ciclo. Andavo avanti ad antiemorragico, cioè mi facevo cure di Tranex per chi lo conosce, due Tranex al giorno per 4-5 giorni e solo così riuscivo a sopravvivere. Ma comunque anche con lo stress di sapere che sto prendendo un farmaco come quello. A me non piace, non sono una che per ogni fastidio che ha prende una medicina. Quindi per me tutto quello che devo inserire nel mio corpo di nuovo un po' mi stressa. Ad ogni modo vado al pronto soccorso e mi dicono, signora, lei è in una situazione un po' particolare. Sì, lo so. Cosa vuole fare? E io ho detto, ma veramente non mi ricordo, insomma, ma comunque in quella sede io ho scoperto che con il farmaco, quello per l'endometriosi, non avrei neanche dovuto avere il ciclo e la mia ginecologa non me l'aveva detto. E mi dicono, guarda, ci sarebbe... Ah, no! Prima, ad aprile, vado a fare la mia ennesima spesa in farmacia dove oramai hanno il mio gusto e mi hanno proposto di entrare nel CDA, perché cosa ho speso da novembre ad oggi io non ve lo sto neanche a quantificare. Chiacchierando, dico, per comprare appunto quel farmaco, il Visan, con la farmacista che ormai mi conosce, dico, eh sì, perché io avrei dovuto prendere Esmia, e mi dice, sì, ma tanto non te lo davano. Ho detto, sì, lo so, perché sarei dovuta andare in ospedale. No, no, non te lo davano perché la scorsa settimana lo hanno tolto, lo hanno ritirato perché ha dato danni al fegato ad una signora. Tornando al pronto soccorso a giugno, la dottoressa che c'era lì mi dice, guardi, ci sarebbe stato Esmia. Ho detto sì, lo so, avrei dovuto prenderlo, ma non ho fatto in tempo per il lockdown, poi comunque so che nel frattempo lo hanno ritirato e comunque io ho dei noduli al fegato. La dottoressa mi dice, e la sua ginecologa gliel'aveva prescritto lo stesso? Ho detto sì, mi fa. In via cautelativa, comunque non sarebbe stato un farmaco da prescrivere. Quindi ragazzi, potete immaginare il mio stato emotivo di quei giorni. Ad ogni modo, dico a questa dottoressa che stavo per fissare la visita dall'altro ginecologo che lei conosceva bene perché lavora in quell'ospedale. Vengo poi a sapere che praticamente la sera stessa, lei aveva già anticipato questa cosa a quello che oggi è il mio ginecologo. Nel frattempo,
prenoto la visita con lui e in ospedale, prima di farmi dimettere, mi dicono: vuole, signora, lei deve fare l'intervento, che sia uno o l'altro lo deve fare. La mettiamo in lista qui o vuole andare dalla sua ginecologa? E ho detto: la mia ex ginecologa, perché da quel momento era la mia ex ginecologa, non credo mi vedrà mai più, quindi mettetemi pure in lista qui. Bene. Nel frattempo, pochi giorni dopo, riesco ad andare a fare la visita da questo nuovo ginecologo e anche lui mi dice: guardi, gli ho portato la documentazione, e mi dice: io però le cambio la priorità dell'intervento, perché lei non può arrivare così fino a dicembre, perché con questa priorità più o meno i tempi sono dicembre, è troppo rischioso, le metto un'altra priorità. Nel frattempo le prescrivo come piano terapeutico un farmaco che si chiama Decapeptil Enantone, lo chiamano in tanti modi, con il dosaggio per 3 mesi, che le blocca il ciclo. Così almeno dovremmo arrivare all'intervento settembre, ottobre, proprio massimo, se ci ridanno un po' di sale operatorie, perché sapete sicuramente che, cioè, negli ospedali causa Covid è successo di tutto. Nel frattempo, così almeno arriva tranquilla all'intervento e si riprende anche un po' fisicamente. Bene, io a metà giugno faccio il farmaco, faccio la puntura con il dosaggio per 3 mesi, e il 2 luglio mi arriva il ciclo. Bene, scrivo al ginecologo e mi dice: guardi, nel primo mese può succedere, l'importante è che non sia un flusso esagerato, ma nel dubbio faccia il ciclo di Tranex. Faccio il ciclo di Tranex, dopo 8 giorni passano 5 giorni, torna il ciclo. Il mese di luglio è stato un mese molto complicato per me. Il 20 luglio vado al pronto soccorso perché quel ciclo stava prendendo veramente una brutta piega. Di nuovo praticamente non riescono a visitarmi, mi fanno un emocromo, l'emoglobina, visto che io mi sono letteralmente, ragazzi, per dirla come i giovani, bombata di ferro, ma meno male che il mio intestino mi ha graziata, perché comunque il ferro non è proprio così ben tollerato, perlomeno non da tutti. Avevo l'emoglobina a un valore che non era comunque il valore minimo, ma non era neanche 7,5. A dispetto del suo colore, mi dice sorridendo, l'emoglobina non è preoccupante, la visito ancora un attimo e poi la mando a casa. Prova a visitarmi, e mi dice: signora, io non posso farla andare a casa, io la devo ricoverare, perché non è normale una cosa del genere. E immaginatevi di andare al pronto soccorso convinti di tornare a casa e ritrovarvi in una situazione in cui vi dovete fermare senza nulla, ok? Avevo solo il caricabatterie del telefono. Quindi vi sto a risparmiare l'avventura di quei 2 giorni di ricovero, perché mi è successo veramente di tutto, tanto da farmi chiedere seriamente: ma io veramente voglio andare in mezzo a quelle persone, affidarmi a loro, tolto il mio ginecologo, ma tutto il contorno, una cosa, ragazze, folle. Mi è successo veramente di tutto. Ad ogni modo, dopo 2 giorni e mezzo mi dimettono e il mio ginecologo mi dice: l'intenzione è quella di dimetterla già con una data dell'intervento, perché in questa situazione lei non può minimamente aspettare ancora. Quindi mi dimettono con data intervento 11 agosto. Ah, nel frattempo non vi ho detto, ma l'intervento concordato era l'intervento concordato era isterectomia, salpingectomia e, una volta vista la situazione, eventualmente togliere anche le ovaie, che ha un nome anche quello, ma non mi ricordo. Brutta notizia, ma è una gioia:
mi tagliano, cioè che mi avrebbero, mi comunicano che mi avrebbero di nuovo operata in laparotomia. Io speravo in laparoscopia con i tre buchi, no, me lo aspettavo perché so che se si ha già una un taglio tendenzialmente si torna lì, e quindi vabbè, faccio il segno della croce e dico va bene, ok, che devo fare? Ho alternative, così non posso andare avanti. Oramai era una situazione invalidante, io non sarei comunque potuta andare in ferie neanche se non mi avessero operata, non mi potevo proprio spostare, cioè io quando avevo il ciclo non potevo fare niente, non solo per una questione di forze, ma proprio anche per una questione pratica, di disagio. Ad ogni modo, tutto questo per dirvi che mi hanno tolto l'utero e le tube, così finalmente rispondo alle domande che mi sono state fatte. Equip della sala operatoria meravigliosa, veramente meravigliosa, ragazze. Io tremavo, ero terrorizzata. Ognuno ha le sue paure, io avevo paura di non svegliarmi dall'anestesia, stessa paura che avevo nel 2013, ognuno ha le sue paturnie. So che fa ridere, so che non è come nei film, è quasi impossibile non svegliarsi, però cosa volete? Cioè io avevo arrivavo da mesi deliranti, avevo mille pensieri, mille paure, mille cose nella testa, intanto sto solo parlando e non mi sto truccando, non ne usciamo vive. E quindi andiamo avanti, perché veramente il brochet correttore che metto per primo perché ho un po' di occhiaiazze. E comunque, anche qui però, tolta l'equipe che mi ha operata, tutto il resto che riguarda il reparto in cui sono rimasta ricoverata, per fortuna pochissimo, io avevo il terrore di rimanerci 7 giorni come nel 2013, invece per fortuna mi hanno operata di martedì e mi hanno dimessa di venerdì, ma a quel punto mi sentivo più sicura ad andarmene a casa. E quindi, tolta l'equipe che mi ha operata, che è stata fantastica, perché l'anestesista era talmente a modo, talmente rassicurante, che è riuscita a convincermi a fare una puntura nella spina dorsale, una spinale, che non era un'anestesia perché mi hanno fatto la totale, ma serviva a farmi avere meno dolore dopo. Di fatto, io da quando mi sono svegliata ad oggi, che sono passati esattamente 20 giorni, non ho mai, e sottolineo mai, avuto male al taglio, alla cicatrice, ma ho sofferto come un cane il giorno dopo l'operazione per l'intestino, perché è venuto fuori, cioè quando hanno visto la situazione hanno trovato utero con l'intestino incollato a fisarmonica, con un'aderenza particolarmente tenace con l'intestino tenue, motivo per cui in quella famosa colonoscopia avevano visto questa cosa che premeva sull'intestino tenue, che poi con la risonanza era risultato essere l'utero. Mai nessuno però che mi abbia detto che avevo delle aderenze così. Non so se non venga rilevato e rivelato da una colonoscopia o da una risonanza magnetica, probabilmente no, ma hanno trovato uno scenario ostico, tanto da aver dovuto chiamare anche un altro chirurgo per limare tutte queste aderenze. Sta di fatto, dopo 6 ore, mia mamma non aveva mie notizie, stava morendo lei al posto mio, perché era terrorizzata, non sapendo cosa fosse e mi fosse successo. Quindi io il giorno dell'operazione stavo abbastanza bene. Il giorno dopo l'operazione, ragazze, io non ricordo di essere mai stata così male, perché avevo, voi non so se avete mai fatto interventi con anestesia totale in generale, comunque dopo l'intestino deve riprendere, in gergo si dice canalizzare, l'intestino si deve canalizzare, quindi
Io avevo un intestino che da 7 anni era in una posizione anomala con delle aderenze allucinanti che tra l'altro sono anche il motivo per cui io dal 4 al 6 gennaio sono finita d'urgenza in un pronto soccorso per una subocclusione intestinale, rischiando già all'epoca di andare sotto i ferri d'urgenza. Ok? E già all'epoca mi avevano detto che probabilmente avevo delle aderenze. Quindi avevo l'intestino da 7 anni in una posizione anomala. Taglio, anestesia, l'anestesia comunque è gassosa, quindi l'intestino si riempie di aria. Quindi questo intestino si è ritrovato dopo pieno di aria, incazzato nero perché era stato maltrattato, tra virgolette, ma comunque manovrato, limato, per non so quanto tempo, non lo ricordo. Ad ogni modo, doveva anche trovare una nuova posizione con uno spazio diverso rispetto a prima perché mi mancavano dei pezzi. Quindi è stato orrendo, ragazzo, ho sofferto troppo, troppo, vi giuro, troppo, troppo. Piangevo dal male, come antidolorifico mi davano solo il paracetamolo, perché è l'unica cosa che posso prendere praticamente, tolto il contramal che avrebbero tranquillamente potuto darmi, ma non mi hanno dato, forse perché era più pesante da smaltire, non lo so. Ho saputo che l'anestesista mi ha dovuto somministrare dosi allucinanti di curaro perché sembrava che io me lo bevessi. Tanto che l'altro chirurgo mi ha detto: ma lei, cos'è che ma chi è? Ma lei prende tanti farmaci? E io ho detto: ma no, prendo solo la tachipirina, la prendo per tutto. Sì, ma in un mese quante ne prende? Ma a volte neanche una. E mi ha detto: boh, allora si vede che questo è il suo metabolismo. Quindi probabilmente, insomma, cose da smaltire ne ho, ne avevo e ne ho. Ad ogni modo, superato il giorno da dimenticare, che vi giuro, non ve lo auguro, non ve lo auguro, tremendo, tremendo. E sopravvissuta agli infermieri di quel reparto, non a tutti ovviamente, ma ad alcuni, finalmente sono stata dimessa. Allora, molte di voi si staranno pensando. Cioè, saranno dispiaciute perché penseranno anche all'impatto emotivo di questa cosa, no? Dell'utero, perché alla fine, cioè, non fa piacere a nessuno farsi togliere un pezzo. Però io in risposta a questo dico, ho già fatto i conti, affrontato e metabolizzato il fatto che non sarei diventata madre, perché nel momento in cui avevo l'utero come una groviera per il precedente intervento. E ho iniziato ad avere questi grossi problemi perché avevo di nuovo i fibromi. Io non ci ho pensato neanche per un secondo a farmi togliere i fibromi, oltretutto a 42 anni. E quando mi è stato chiesto: signora, cosa vuole fare? Io ho detto: mi togliete tutto, io non ne voglio più sapere. Quindi la questione emotiva della rimozione dell'utero per me è stata a impatto praticamente zero, perché io questa situazione del fatto che non sarei diventata madre l'avevo già affrontata. Non dico che sia stato facile, non dico che mi abbia fatto piacere, non dico che non avrei voluto figli, ma purtroppo essere madri, la maternità è un dono. Ed è un dono di cui purtroppo non tutte possono beneficiare. E quindi in questa vita, ammesso che ce ne possono essere delle altre, ma sicuramente in questa vita io non ero destinata a diventare mamma. Non ho neanche voluto, quando avevo un compagno, ovviamente prima di Gianluca, non ho neanche voluto accanirmi ed intraprendere altre strade che hanno intrapreso persone che conosco e a cui voglio molto bene, che però ho visto soffrire troppo, e già molti anni fa mi ero promessa questa cosa: se non potrai avere figli, quando ancora neanche lo sospettavo di non poterne avere, se non potrò avere figli, non farò nulla per averli, nel senso non li cercherò a tutti i costi.
È una scelta molto personale, non critico né giudico chi invece intraprende il percorso dell'inseminazione artificiale. Sono cose troppo private, troppo personali e io non sono nessuno per giudicare chi lo fa. Posso solo scegliere per me stessa e ho scelto già, prima ancora di sapere, che io un percorso come quello non avrei voluto intraprenderlo. E vi ripeto, non perché io figli non ne volessi, io i figli li volevo, ma non mi sono stati concessi. E quindi, tornando a bomba, io questa cosa della maternità l'avevo già affrontata e me ne ero già fatta una ragione e quindi va bene così. E non ce l'ho avuto questo ulteriore trauma, ve lo dico più che altro per questo, perché non è stata un'ulteriore cosa pesante che io ho dovuto affrontare in questo momento della mia vita, in cui comunque già non, no, la spugna umida non va bene, in cui già diciamo ho affrontato delle... Ho esagerato, cosa dite? Io dico che ho esagerato, comunque. Vabbè, mi sono spiegata, no? E basta. Questo è. La convalescenza, se avete fatto anche solo un intervento con un taglio addominale che non sia per forza questo, è lunga perché, vabbè, allora, ogni giorno si sta un po' meglio. Questo è assolutamente da dire, anche per incoraggiare qualcuna che magari fra voi deve fare questo intervento. È lunga, però ogni giorno si sta meglio, ma è una cosa proprio tangibile, tangibile, perché io già il giorno prima di essere dimessa, ovvero 2 giorni dopo l'intervento, già solo facendo dei passetti nel corridoio del reparto. All'inizio facevo una fatica assurda, dopo un po' mi sono proprio resa conto che stavo meglio, mi sentivo proprio meglio. Certo, c'è il disagio delle calze antitrombo che io ho dovuto tenere ancora per 10 giorni dopo le dimissioni, che col caldo che ha fatto mi hanno fatto impazzire, veramente ero proprio nevrastenica in certi Ho dovuto momenti. interrompere perché il Luminous Drops di Astra, che come avete visto ho messo in questi punti, mi ha fatto un effetto bruttissimo e quindi l'ho rimosso prima con le salviette, poi però sono andata a passarmi un panno in microfibra bagnato con acqua in tutta la zona in cui l'avevo applicato e perché appunto non volevo andare a sovrapporre prodotti su una roba rimossa con la salvietta, e anche perché ne ho già avute abbastanza di rigonfiamenti in faccia. E quindi adesso vado un attimo a dare un'altra bottarella così con il correttore perché un po' ci sono passata sopra col panno. E boh, però devo dire che il prodotto di Astra in questo modo non mi è piaciuto. Io mi sono detta proviamo ad usarlo come fosse, oddio, quel prodotto pazzesco di Charlotte Tilbury che è stato il primo prodotto che ho comprato, il Flawless, l'Hollywood Flawless Filter, ma non ci siamo proprio, ragazze. Non ci siamo proprio, ma zero proprio. È vero che sono prodotti diversi, ma no. E quindi nel dubbio, nel frattempo, mi sono fatta anche il caffè. Comunque, ragazzi, mi sono persa, sono veramente un uovo di Pasqua, mi sono persa con l'interruzione, però credo di aver passato il concetto. Che cosa vi volevo dire? Che quando sono stata ricoverata a seguito della visita al pronto soccorso, emotivamente ero fuori di me, ragazzi, ero fuori, totalmente fuori. Attanagliata da 150.000 paure perché non ero psicologicamente pronta all'intervento vicino, perché da quando mi hanno ricoverata a quando poi mi hanno operata sono passati 20 giorni.
non ero pronta psicologicamente, non lo sarei stata neanche a dicembre, ma lo ero ancora di meno. Ho detto, se va tutto bene, non compro più make up per 6 mesi, ovvero fino al 21 gennaio 2021. Questo per rispondere a chi mi ha chiesto perché non compri più make up per questo, perché ho detto questo, sono una donna siciliana, mantengo la parola, e quindi ecco, questo è il motivo. Ma nulla vieta a Gianluca di regalarmene. Devo lasciargli dei bigliettini pseudo anonimi in macchina. E quindi ragazzi, in sostanza questo è, io sto molto meglio, ma lo potete vedere anche voi, all'inizio è stato complicato, quando sono tornata a casa ero ancora molto provata, non riuscivo neanche a camminare in posizione eretta. Ho usato è obbligatoria la fascia addominale, già in ospedale non ti fanno neanche mettere seduta il giorno dopo l'intervento se non hai la fascia addominale. Piccolo consiglio per chi deve subire un intervento e deve comprare calze antitrombo, fascia addominale. Io avevo pensato di prenderle su internet / in quei negozi di sanitari, come si chiamano? Quei negozi di ortopedico, cose, robe sanitarie. Alla fine il posto in cui ho pagato tutto meno e sono stata servita bene, perché che è la mia farmacia sempre dove faccio parte del CDA, e dove mi hanno già dato anche molte pirofile perché ho completato molte tessere, e il farmacista, uno dei farmacisti di questa farmacia, che sono tutti gentili, io ho avuto modo di avere a che fare con dei farmacisti, c'è anche in particolare una farmacia in questo comune dove c'è un farmacista che io potessi prenderlo a sberle, ve lo giuro, lo prenderei a sberle, ma proprio di gusto, a mano aperta, così io non ho la mano piccola, di gusto. Loro sono tutti gentili, in particolare quello che credo sia il responsabile, col metro da sarta mi ha misurato tutto, mi ha misurato la vita, mi ha misurato il polpaccio, la coscia, la lunghezza della gamba, la caviglia, tutto, e mi ha preso le calze antitrombo che ho pagato meno che altrove, anche su internet, e che sarebbero sicuramente andate bene, e infatti così è stato. Quindi se dovete subire interventi di questo genere, non partite per la tangente che tanto su internet risparmiate, perché non è vero, o perlomeno non è sempre vero. Una volta tornata a casa, la scocciatura più grande è stata quella di fare 10 punture di eparina, in primis perché l'eparina brucia, e brucia tanto, babies, tanto, ho ancora lividi sparsi in tutti i punti in cui me le hanno fatte, che in totale col periodo passato in ospedale sono 13, ho 13 lividi che stanno guarendo, e brucia la stronza. È solo che c'è un po' poi sempre la difficoltà, tutti mi dicevano fattele da sola con tutti i tatuaggi che hai, i classici luoghi comuni. Ragazzi, il fatto che io abbia tatuaggi e quindi non abbia problemi a farmi bucare non vuol dire che io sia in grado di bucarmi da sola, cioè io ho un patrimonio venoso, che non è il caso dell'eparina perché è una puntura sottocute quindi non va in vena, ho un patrimonio venoso che è la gioia di tutti quelli che devono farmi i prelievi o cercarmi le vene, perché non le devono cercare, cioè da lontano loro a freccette riuscirebbero comunque a trovarle. E ho tanti tatuaggi, tanti, ho 8 tatuaggi, non ne ho chissà quanti, quindi non è l'ago in sé che mi fa paura, perché mi metto qui, non so, perché ce li ho ovunque, ma non importa. È proprio il momento in cui mi devo piantare l'ago nella pelle, che No, io non ci riesco. Allora provo ad usare questo pennello, alla fine mi sono dimenticata dei pennelli, ma li posso ancora usare. Questo pennello di Lidl, e col fondotinta waterproof della Unexpected Paradise di Kiko. Però un piccolo appunto, che bel video sconclusionato, io non amo i pennelli per fondotinta così piatti.
però non importa, lo dovevamo provare. Sono morbidi, per rispondere a tutte quelle che me lo hanno chiesto, questi pennelli sono morbidi il giusto, né troppo morbidi né rigidi, il giusto. E comunque me lo sta mettendo bene il fondotinta, giusto per contraddire la mia preferenza. Allora, quindi diciamo che uno dei disagi è se non si è come me in grado di farsi le punture da sola, avere qualcuno che ve le faccia. Tutti dicono che pagare qualcuno per farsi fare le parina, che è proprio una scemenza di iniezione, sia un po' uno spreco. Io l'avrei fatto. Se non fosse che si è offerta una mia amica e compagna delle superiori, ragazze, delle superiori, la Roby, che ringrazio ancora tanto, che però nel frattempo ha insegnato a Gianluca come farmele, e quindi le ultime 5 o 6 me le ha fatte Gianluca, che io ammiro tantissimo, perché al contrario non so se ce l'avrei fatta. Poi è vero che si fa di necessità virtù, e quindi se capiterà magari imparerò a farle, ma complimenti veramente a Gianluca, che si è cimentato in questa cosa seguendo perfettamente le istruzioni. Io avrei fatto veramente molta 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 fatica, molta 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 fatica, e la base è fatta. E quindi, ragazze, questa è stata sempre, no, questa è la Tuscan Sunshine, la prima dell'ultima che è uscita, cipria totalmente trasparente e sottilissima, che ha fatto Chico, e che a me piace tanto, e che non finirà mai, non si consumerà mai, e che non vado a mettere proprio su tutto il viso. E niente, ragazze, questo è quanto, questo è stato un po' quello che è successo da novembre ad oggi, quindi gite al pronto soccorso, perché comunque ce l'ho stata anche a novembre, pur non avendolo citato prima, e gennaio subocclusione intestinale, tracollo durante il lockdown, insomma diciamo che non mi sono fatta mancare nulla. Però sono contenta se non si è particolarmente percepito nei video, perché non era proprio, cioè era quello che io volevo, che non fosse evidente il fatto che comunque io stavo attraversando un brutto periodo che è durato 10 mesi, per cui l'unica cosa che desidero in questo momento è avere un po' di tranquillità per un po' di anni, perlomeno, cioè io no, me la merito. Adesso però voi vorrete vedere il make up finito, quindi a questo punto io smetto, ecco, stavo cercando questo, smetto di parlare e mi porto avanti, perché questo video non ha veramente senso di esistere. Ragazze, mancava una conclusione a questo video, ne approfitto per ringraziare veramente tutti e tutte le persone tra voi che mi hanno mandato messaggi di incoraggiamento, sia su Instagram sia sotto i video di YouTube. Vi ringrazio veramente tantissimo, la convalescenza secondo me volge al termine. Nei prossimi giorni proverò a tornare al lavoro, anche perché comunque è la parte della cintura di sicurezza per guidare mi batte proprio sulla cicatrice, che non è ancora guarita del tutto, quindi devo fare questa prova, però fra qualche giorno io vorrei tornare operativa al 100% nella mia vita. Ovviamente su YouTube ho cercato di esserlo sempre. Quindi grazie ancora a tutte le persone tra voi che mi hanno mandato dei pensieri belli e positivi. Ci vediamo presto. Un abbraccio grandissimo a chi deve intraprendere o ha subito degli interventi che magari ha vissuto male. Io li ho vissuti male, non ve lo nascondo.
bisogna sempre pensare positivo, perché il post è importante tanto quanto il momento in cui siamo sotto i ferri. Quindi un bacio a tutte, a tutti, e noi ci vediamo presto. Ciao!